Confuso, sicuramente c'è un bel risultato. Io pensavo fosse la miglior squadra da affrontare in trasferta per voi perché gioca e quindi permette di fare il vostro gioco. Oggi avete fatto il vostro gioco, insomma, Sì, sono sincero, al di là del risultato, è tutta la settimana che cerchiamo di insistere che ormai i giochi sono fatti, cioè nel senso a 10 giornate dalla fine, dobbiamo pensare di avere un'identità, non pensare alla classifica e dobbiamo mettere in campo, quello che siamo, le nostre qualità, senza badare a chi è l'avversario, senza badare se si gioca in casa o se si gioca fuori, senza pensare, a nulla se non a fare la prestazione che sappiamo fare, mettere in campo le nostre cose, l'aggressività, la fase difensiva, la ripartenza e soprattutto giocare. A differenza di altre gare, oggi abbiamo giocato comunque, poi come hai detto te, qualche cosa abbiamo rischiato, abbiamo concesso soprattutto dei tiri da lontano, che però il nostro portiere è stato bravo e quindi io sono molto contento della prestazione, il risultato ci gratifica sicuramente, però la prestazione è stata una prestazione in certi momenti di sofferenza, in altri invece abbiamo fatto vedere che sappiamo giocare, che comunque abbiamo dei giocatori importanti, abbiamo cercato comunque di creare delle opportunità o delle occasioni agli avversari. In due casi l'abbiamo sfruttato. E quello che ho detto ai ragazzi in mezzo al campo è che oggi sono veramente molto contento di chi è entrato. Al di là, chi gioca è sempre gratificato dal fatto che comunque gli viene data la maglia da titolare, quindi non ho bisogno di complimentarmi con loro, che va da sé, ma quelli che sono entrati, quindi che sono quelli che magari hanno voglia di voler dimostrare ma hanno meno tempo a disposizione, e invece quelli che sono entrati oggi hanno fatto vedere che anche loro vogliono ritagliarsi uno spazio importante, e visto che mancano 10 giornate alla fine, noi abbiamo bisogno di tutti, e questo oggi ne mancavano tanti a noi. Però ognuno di questi ragazzi si è sacrificato, ha dato il suo contributo importante e ha fatto sentire poco la mancanza di chi non c'era. Oggi non c'era Zambatara, chi era convocato? Sì. L'ho detto ieri, non c'eri la conferenza. Sicuramente con lo C'era, no, era, l'ho detto, aveva la febbre, ieri aveva un po' di febbre quando ho fatto la conferenza, non sapevo se questa febbre gli fosse salita o se invece era semplicemente una febbriciatola che andava via. La sera aveva 38,8, va da sé che l'abbiamo lasciato a casa e dovevamo partire alle 4:30, lui a quell'ora aveva la febbre 38,8, allora l'abbiamo lasciato a casa e stamattina aveva ancora la febbre. Però era una cosa che speravamo invece di portarlo con noi, e lui non c'era, Galli era ancora out, Ardizzone ancora out, avevamo Girelli a mezzo servizio che però poi ha fatto tutta la, non pensavamo di riuscire a fare tutta la partita, ma per esigenze poi alla fine l'ha dovuto fare perché Giudice è uscito anche lui per un problema, per evitare che si facesse male in un momento in cui ci mancano tanti giocatori, l'abbiamo tolto alla fine del primo tempo. Però, ripeto, ogni ragazzo si è messo a disposizione anche in ruoli non suo, non loro, e quindi sono molto contento. Sono contento dello spirito che ha questa squadra, questo gruppo. E il fatto che oggi abbiamo vinto li gratifica a loro, gratifica ai nostri tifosi che ci hanno accompagnato, però va solo a chiudere il cerchio di quello che questi ragazzi vogliono fare. prima ha detto riguardo la classifica, riguardo la prestazione, abbiamo l'identità, però a 10 giornate dalla fine, quali considera le avversarie per la promozione Noi siamo gli avversari principali, perché poi a 10 giornate dalla fine è chiaro che questo campionato dice che quelle lì davanti sono tutte uguali, anche se continua a dire che la Feralpi, il Pordenone, e il Vicenza, insomma quelle lì che sono state costruite per vincere, probabilmente è dall'inizio dell'anno che diciamo che hanno un qualcosa in più. Però se poi la Prosesto è in testa,
e anche la Prosesto ha qualcosa, sta facendo vedere cose importanti. Se il Lecco è a due punti, anche il Lecco sta facendo vedere cose importanti. Quindi noi dobbiamo insistere, noi dobbiamo giocare partita per partita e insistere, e abbiamo la voglia di rimanere agganciati fino all'ultima giornata. Poi all'ultima giornata tireremo le somme e vedremo in che posto della classifica siamo, insomma, credo che questa sia la cosa importante. Cosa conterà di più, secondo lei, fra queste cose? La continuità di risultato. Adesso ci saranno molte di queste squadre che baderanno meno al bel gioco e più al risultato finale. Noi come la Prosesto sappiamo che invece possiamo fare il risultato solo attraverso il gioco, mentre queste squadre hanno anche i singoli che gli risolvono le partite, magari anche giocando una partita anonima possono risolverla in qualsiasi momento. La differenza, secondo me, fra noi, la Prosesto e le altre tre, parlo sempre di Vicenza, Pordenone e Feralpi, sono le prime cinque, sono queste, mi sembra che la sesta sia a 43 se non sbaglio, no? La differenza fra queste tre e noi e la Prosesto probabilmente è proprio questa, ma magari mi sbaglio, cioè perché questo campionato è ancora talmente imprevedibile, che è equilibrato, imprevedibile, che può succedere di tutto. Allora ti riporto la domanda di Marcello Villani: cosa ne pensi della prestazione di Zuccon? Ma io lo dico da tempo, Federico ha fatto una grande partita, è un 2003, non dimentichiamoci, però oggi ha fatto una grande prestazione, poteva benissimo giocare nell'altra squadra, che anzi secondo me non sfigurava per niente questa testimonianza, che è un giocatore di prospettiva, un giocatore importante, che secondo me l'Atalanta deve leccarsi le dita. Allora, aggiriamo subito i dubbi che accade, gol e rigore. Sì, sì, l'ho toccata. Natica, sì. Siamo... No, vabbè, allora, mettiamola così, quel gol lì ti porta uno insieme a Buso e Ilari, se non sbaglio, nella classifica dei marcatori interni, che non è mai una brutta cosa. E sono 18 gol in 3, insomma, sono un bel bottino. Soprattutto che hai risolto un po' un mezzo rompicapo, perché la Juve comunque col suo palleggio e via dicendo un po' di noia, anche con uno contro uno mi ha creato un po' di noia nel primo momento. Sì, senza dubbio la Juventus è una squadra forte, con giocatori che sono soltanto di passaggio in questa categoria, quindi è sempre una squadra da prendere con le molle, insomma, da non sottovalutare, anche se sono tutti giovani. E siamo contenti più che altro per la vittoria, perché ci mancava fuori casa da tanto tempo, era insomma un po' un nostro tabù, e secondo me abbiamo fatto una prestazione buonissima fin dall'inizio, siamo stati compatti, aggressivi e con il piglio giusto. Dobbiamo prendere le partite fuori casa come le affrontiamo in casa, e penso che oggi l'abbiamo fatto, quindi siamo contenti. Metà partita con Nicolò, non ti chiedo se vi trovate bene, perché mi sembra che, insomma, come se vi viate insieme su quella tre quarti. Con Bruno invece come va? Io con Bruno ci ho già giocato insieme a Teramo, quindi già lo conoscevo. Io mi trovo bene, io cerco sempre di dialogare col compagno di reparto, quindi diciamo che cerco sempre di andare bene con tutti, e mi sembra che anche oggi, quando è entrato, abbiamo giocato insieme, abbiamo fatto delle buone cose anche insieme, quindi sì, c'è affinità con tutti, con Tordini, con Dudu, insomma siamo un bel gruppo e si vede anche in campo. Cosa c'è? Che clima c'è? Clima è... No, il clima è ottimo, ripeto, siamo un grande gruppo, viviamo la giornata, viviamo la prossima partita, non dobbiamo fossilizzarci, perché comunque davanti ci sono squadre molto più attrezzate sulla carta, più di noi, però noi siamo là, ci vogliamo restare fino alla fine e vogliamo dar noi a tutti. Quindi
siamo sicuri dei nostri mezzi, senza paura, e affrontare tutte le partite a viso aperto. Adesso mi viene da pensare, la Zinaneri, 25 euro, quella squadra fastidiosa, come dovrebbe aver fatto quello, insomma, la gran parte dei punti che doveva fare, che tra l'altro la gioca anche, sa giocare anche abbastanza bene, anche se magari un campo come il vostro. Non c'è magari adesso un inconsciamento, ovviamente, il rischio di dire finalmente mi sono levato questo peso dalle spalle della trasferta e insomma andare magari il rischio di andare incontro magari a un inconscio minimo rilassamento. Ma non ci deve essere, se vogliamo stare lassù non ci può essere rilassamenti, quindi anzi, visto che ci siamo levati questo tabù dobbiamo essere ancora più consapevoli, ancora più entrare ancora più arrabbiati per voler fare risultato. Quindi no, io mi auguro, ma penso proprio di no, che non ci sia questa cosa, anzi, semmai al contrario. Perché tra l'altro viene da dire che dopo Azzinale eravate prime e poi arrivò il passo col 3. Insomma, siamo anche in un periodo tutto sommato sovrapponibile. L'ultima cosa, 2 soli gol dal tuo record personale di Pontedera. È qualcosa che, se non sbaglio, 10 era a Pontedera. Allora siamo lì, manca qualche numero. Allora. Ma lo punti, insomma, punto, certo che punto. Sì, certo. Certo che l'appunto è un obiettivo personale, ovviamente, però ripeto, passa sempre avanti l'obiettivo di squadra, quindi se c'è occasione, ecco, io ce la metto sempre tutta per arrivare al mio obiettivo, purché comunque resti sempre nell'ottica dell'obiettivo di squadra.